E rieccoci qui, guys, con un nuovo appuntamento legato a questa nuovissima, questo nuovissimo show, questo nuovissimo format, il Dottor Zubenstein. Allora, oggi, sì, proprio oggi, non volevo parlare con Benji. L'esperimento che andremo a fare sarà un esperimento... Tutto all'insegna del Brasil. Con i vecchi baulat. Se li troviamo. Amico, tengo tanti baulat. Dove stanno? Ah, qua l'Asi. Questa, prendiamo qua l'Asi. Ciao. Ciao a tutti. Siete stati fenomenali. In uno dei precedenti episodi. Adesso. A merca latina. Amico, te bacio. Allora. Ci abbiamo il loro pay? No. No, America Latina, vai. Yosh. Ah, eccoci qui. Bare su bare. E sedie su sedie, ma qualcuno ancora si fa rispettare. Allora, siccome siamo su Dottor Zubenstein, prendere un Naturisa Dream Collection mi sembra una cosa stupida. Perché sappiamo tutti che è forte, quindi no. Quindi, facciamo una bella cosa. Allora, capitano, questo, bello, mamma, sì, un Galvan, bello, baulato, sì, poi, Leo Verde, bellissimo, sì, poi, Salinas, questo, sì, vai, poi, Dugo, baulato online, sudato, ci sta. L'ho preso, l'ho sudato. Ma poi Diaz, vai, bello, sì. Sì. Poi. Ah! Victoraccio Samurai, bello. Tu no. Tu sì. Ci ha. Poi, tu, sì, muy bueno, poi, vabbè, non c'è Diaz senza Pascal, allora facciamo così, no, rimani tu lì, ok, e io direi 2, 4, 6, 8, vabbè, tutto il resto, tu, Robertone, Rivaul, vai, Rivaul, vieni. No, dai, Rivaul su. Qui, sì. Bravissimo. Poi. Sedia. E bara. Ah, sì. Bellissimi. Poi, guarda là, Victorino Dream Collection. Ma portiamo... No, non lo portiamo. Neanche questo. Porto il verde. Poi bello, Roberto Carlos baulato. Ah, sì. Espadas, sì. Quando uscì ancora ricordo. Mamma mia, un fenomeno proprio. E come ultimo giocatore... Unino. Questo. Ok. Anzi, no. Questo. Ah. Sì. Bello. Ok. Adesso. Otto giocatori brasiliani li stanno in campo. Sì. Bene. Poi. No. 8 giocatori tecnico brasiliani. Sì. Cioè sudamericani, sì, ci stanno. Vai, e l'ultimo. 8 giocatori. Ah, 864.000. Ah però. Andiamo a jugare. Dale. Ok, vamos. Muy buenas a todos. Vai. Dottor Zubenstein. Zubenstein, anzi, dai. Zubenstein.
Allora, in serie, sì. In serie andiamo. Comunque Ina avrebbe fatto comodo, ho pullato e ho fatto le singole. Vedete, sto con 6 trimbolo, no? Ho fatto le singole e indovinate un po'. Mi è uscita la carta che non ti aspetti. Da una dream collection tutta sudamericana. A me mi è uscito un hit under 16 blu dell'anno. Non c'ha l'anno, perché penso che quel giocatore fosse lì ancora prima che fosse disponibile l'applicazione. Una cagata paurosa. Cioè, è stata messa a dura prova la mia fede cattolico cristiana. Niente, vabbè. Diciamo che il telefono ha rischiato tutti i cristalli liquidi dello schermo. Vabbè, dai. Questo a ribadire il fatto che dalle singole che faccio, anche quando esce l'SSR, mi escono quelle cagate. Però io non so se che l'abba ha capito il discorso de, perché me devi mettere in tutti i banner sta gente. Non serve, no? Non me lo mette, te prego. Cioè, non è cosa. Non ha senso. Tanto più perché sudamericani, no? Vabbè. Andiamo a vedere questi giocatori in campo. Ah, abbiamo Diaz che c'ha un bel legame sudamericano, no? Tanto facciamo, vediamo un attimo la squadra dell'avversario. Una giapponese full verde con due super solidarietà minimo. Sì, perché c'è quella. No, tre. Beh, no, due super solidarietà. Non vedo chi è questo, però mi sembra due. Ok, Diaz. 23.769 di tiro, 20.448 di dribbling e 19.887 di passaggio. Latenti attive al momento. Ah, c'è pure la sua con attaccanti e CA e quelle di Roberto, sì. E potevamo mettere pure Santana quell'altro, però abbiamo preferito il Dream Fest. Innanzitutto è una build disastrosa, proprio penosa. E se è una build fatta apposta per la Challenge Road X, perché deve arrivare al pallone e mezzo tramite gli 1-2 di Napoleon e lui poi tira al volo dopo che ha scavalcato il difensore, vabbè. Pur parli. Andiamo dribbling a 70, vai Diaz. Oh, sì, non ci avevamo dubbi. Vabbè, una sedia messa così, vabbè, dai. Adesso, palla a Leo. Tutti contro, attenzione, vediamo Leo. Non breccato, eh. Beh, fa pena, però vabbè, dai. Allora fa pena. Ma c'è un passaggio killer a 49. Vediamo sto Mizuki, intercettazione superba a 2. Poi tu. Vabbè, tu c'hai sì, intercettazione S, il contrasto del cane là. Che sei un cane. E a voi non c'è niente. Complimenti alla gente che fa le squadre, è proprio zero. Vabbè. Coppia d'oro brasiliana, speriamo che passi. Non credo, però. Tante volte se sbaglio. No, già Mizuki mi parte di intercettazione superba a 2. Passata da un Leo doppione rosso che non ne saranno usciti 42 più o meno. Ecco. E andiamo Davids. E dai, no, te si sa manco perché stai qua dentro, no? Vabbè, per rovinare il mio gioco. Ma io ti farò vedere le mie bestie di cosa sono capaci. Dove vai, scusami? Questo signore non ha poco di intercettazione. Sa manco di passaggio comunque. Infatti, Roberto. Vediamo se segna Roberto, eh. Ha un tiretto appena farmato. Giusto di del pallone. È scelto 99 Morisaki. Attenzione, vediamo. Dai, parala, no? Dai, no, para. Para. Comunque la polemica che si è creata poi relativa a Roberto, non mi sento di dare neanche tanto torto a chi ha detto che effettivamente è stata una politica stupida da parte della K-Lab, perché veramente non puoi metterlo in vendita e poi andare a regalarlo così. No. Ok, Olli contro Santana. Beh, questo è un bello scontro, un Olli del San Paolo contro un futuro Santana nazionale allenato da Roberto con un cuore.
Ammazza Santana, dai, 17.000 di blocco. Non c'hai mai blocco S, Santana? No, eh? Allora, Zuba tiro va bene, farmatissimo anche lui. Vabbè, comunque, mi sa che i parametri di Santana non sono manco troppo malvagi. Vabbè, io uso intercettazione, dai. Allora. Buono. Dai, Tomodachi. Allora, vediamo, andiamo avanti, dai. Ammazza, Matsuyama, anche a partire così col coso, col full power. Ok, allora, 24.000 di tiro. 24.000 di tiro. Non male. Pensate che si potrebbe fare ancora di più se fosse tutto full dirt. Ecco, e se questo giocatore venisse svecchiato? Fenomeno, secondo me. Svecchiato intendo magari dargli un'abilità latente o comunque, che ne so, un rework. Però vabbè. Allora, aspettate. Intanto ci vado a S15, blocco ardente. Questo con critico fatto male me lava la palla. Anche perché io volevo fare un passaggio e lui c'ha 17.900 di contrasto. Adesso se butterà sul contrasto, su, vabbè, io provo. Provo a dare palla a questa naturesa qui. Vai. Una prova giusto per. Ha fatto blocco ardente, meno male. Dovrebbe passare il pallone, eh. È passato, dai. Scavalca anche Vulcan. Sicuro. Poi quel Vulcan è super riserva, fra l'altro non si capisce perché è in campo. Vediamo naturesa. Allora, 22.000 di tiro, 20.000 di passaggio, 20.600, 13.000 di dribbling. Allora, 13.000 di dribbling perché non gliel'avevo proprio breccato. Mi è rimasto il 2 del sogno brasiliano perché l'ho smontato il giocatore per dare le tecniche a, vabbè, al Dream Collection. Cioè aveva un 2 del sogno, no, Dream 2X con Tsubasa, gliel'ho levato per darlo al Dream Collection che gioca attualmente nella formazione main. Io direi che comunque, vabbè, noi ci proviamo a fare il 2 del sogno brasiliano. Comunque 20.000, non si sa mai, magari passa, vediamo, dai. Questo mondo mi stupra male, però vabbè. Che fa? Infatti intercettazione. Mazza sta Davis come va. Carry me please. No amico. Ok, naturesa. Dai naturesa. Vai. Sulla fascia. Metti in mezzo. No, su Roberto però. Vai. Valore di Roberto non avevamo visto prima. 23.681 di colpo di testa, beh, di tiro. 20.400 di passaggio, 21.000 di trappola. Tutte attive, pure quella di Diaz. Bene. Allora, noi proviamo un passaggio. Lo proviamo. Dove lo provo? Qui ancora. Perché vorrei andare a vedere pure Pascal. Vediamo se riusciamo ad andare a vedere sto Pascal Dream Festival. Poi c'è Killer di Europei come passiva, quindi no, però vabbè. Vediamo, dai. Allora, sempre tu Mizuki, eh. Allora, vediamo un po'. È già entrato in aria con un 1-2, secondo me. Dovremmo arrivare sul fondo, riuscire a crossare, vediamo. Vai Leo. Questo Leo breccato non dovrebbe essere manco troppo malvagio, eh. Ma adesso facciamo pure i cambi, eh. Allora, eccolo Pascal. 22.925 di tiro senza passiva. Allora, un grande giocatore, questo è uscito da poco, eh. Quindi voi considerate che con gli europei andrebbe ad avere un più 15, mi sembra. Manco quella con Diaz si è attivata di latente. Quindi ci avrebbe un ulteriore più 2 volendo e un più 15. Fenomeno. Vabbè. Palla bassa. Per fortuna abbiamo messo sia il tiro su palla bassa sia il tiro su palla alta. Poi è una costruzione alquanto strana perché, vabbè, tiro combinato argentino S1 perché al momento non è basso. Non gli ho dato palloni neri, anche perché tanto lui dovrebbe essere un counter naturale di Gino Under 16 Dream Festival. Vabbè, ho messo un 2 argentino, sto farmando pure il dribbling sudamericano. L'ho trovato da poco, lo scorso Dream Festival, pure doppione poi, vabbè. E tira al volo questo tiro invisibile, dai. Comunque la build non mi sembra male, cioè nel senso rende abbastanza, eh. E per quanto riguarda il limit break, un full attacco, quindi 22, 25, 22, 3, 25, 3. 3, 25, 3, sì.
3 maestria, 3 velocità, 25 potenza, 25 tiro, 22 passaggio, 22 dribbling. Così ho deciso di giocarlo. Bravo Pascal, bel gol al 36esimo. Sì. Vai così Pascal. Questo episodio sarà un po' più lungo perché abbiamo dei cambi che non vedono l'ora di entrare. Non vedo l'ora di farveli vedere quanti sono scarsi. Ma intanto facciamo passare Aoi. Vai Aoi. Passa perché vogliamo vedere il Galvan come se la cava. Vai. Vabbè, Alberto del Casagrande pure se riusciamo. Salinas. No, così il pallone non passerà mai. Non è passato. Fortunello. C'è Wakashimatsu. Attenzione. 19.822 di blocco. Non breccato Alberto. Con una passiva inutile. 30% di autoattivazione. Cioè di attivazione automatica. Che l'abba proprio questo andrebbe svecchiato. Ma vabbè. Tecniche non gliel'ho date, non me lo so proprio calcolato come giocatore, perché forse neanche al day one era buono. Forse sì, al day one. Cioè al day one, al giorno della sua uscita forse era buono, ma adesso, vabbè. Comunque Wakashimatsu, che c'hai tu? Passaggio travolgente. Allora io non so, intercetta. Te vorrei far passare. Ho sbagliato. Ah vabbè, volevo regalarti il pallone e non ci sono riuscito. Siamo Galvan, bello, 11.000. Allora, vabbè, vai di dribbling, speriamo a far contrasto. Speriamo a prenda palla. Galvan in attacco non ci interessa. Dai, prendi palla, bravo. Ok, e questo fischiamo. Lo facciamo attaccare di più nel secondo tempo. Il nostro avversario IA qua, il nostro computer. Perché andiamo a mettere due, no, tre giocatori, tre cambi. Ci abbiamo l'espressione in tre cambi, andiamo a fare. Allora, vediamo. Ok. Allora. Se metto. Sì. Ok. Allora, Leo lo facciamo uscire. E mettiamo dentro Rivaul. Non è vero. Non lo mettiamo qui Rivaul. Leo lo mettiamo al posto di Naturesa. Ok. Poi Pascal arretra. ACA. Mettiamo dentro questo Ino Baulato. Attenzione. Ci andiamo a togliere la latente e mettiamo pure Victorino. La squadra ha perso tantissimo. Perché non ci stanno 8 brasiliani in campo. C'hai ragione pure tu. Quindi significa che a uscire sarà Pascal. No, perché non va bene neanche così. Quindi mi sa tanto che Roberto deve rimanere, no? Eh sì. Allora non proviamo Rivaul. Non lo proviamo Rivaul. Allora 1, 2 e il terzo cambio sarà Roberto Carlos per Alberto. Tiè. No, Roberto Carlos per Galvan, credo. No, neanche. Perché ci stanno 4 giocatori di un colore. Ho sbagliato a portaino. Vabbè. Allora facciamo così. Ritorna dentro. Vai, vogliamo provare la coppia d'attacco uruguayana verde. Quindi così. Sì. E così. No, perché mi manca il brasiliano. E vabbè. E non si può fare, ragazzi. Non si può fare, incredibile. Non si può fare. Dobbiamo lasciare così, allora. Allora proviamo direttamente Rivaul, dai. Trino era una bella carta. Proviamo Rivaul. Giochiamo così. Abbiamo tolto Pascal. Serve toglierlo? No. Allora ciao Leo. Pascal, Rivaul, ok. Rivaul entra al posto di Leo, attenzione. Proviamolo. Andiamo a vedere come se la cava sul campo. Che non è malvagio, però peccato per la passiva che veramente, cioè che l'abda
certe passive veramente inutili, tipo questo c'ha il boost del sulla tecnica su palla alta, che sì, vero, c'è la tecnica di palla alta, però no, non si può fare, capite? No. Bravo Roberto, grande. Ok, abbiamo la possibilità di andare a vedere due nazioni. Guardate là, guardate là. 23.621 di intercettazione, 20.730 di contrasto. Peccato che manchi il suo compagno. Vabbè, noi andiamo di intercettazione forzata base proprio. Spammiamo ciò che sappiamo fare meglio. Dentro lui poi ci assiste facendo un 1-2. Facciamo anche un critico dal nulla. Bene. Io direi palla qui. Dobbiamo aspettare Rivaul. Intanto andiamo con un duo argentino. Vai Pascal. Vai Pascal. Andiamo a vedere i valori di Rivaul non breccato. Allora, mi sembra non breccato. Vai. Scavalca, scavalca, scavalca. Bravissimo. Tu stoppi. Dove sta Rivaul? Vediamo un po'. Sta arrivando. Tu stoppi. Vai. Facciamo una cosa che solo uno che gioca a PES o a FIFA fare. No, niente, non faccio niente. Non mi dà neanche il tempo di respirare. Vabbè. Allora, se tanto mi dà tanto, tanto quanto mi dà, sai che c'è Matsuya, che tu mi sa che fai il blocco. Vediamo un po' se il computer t'ho beccato. T'ho pizzicato, eh. Tanto mo si ripia subito. Tocca, sbriga. Sbrigati Rivaul, sbrigati Rivaul. Speriamo che Santana ti faccia un bel passaggetto alto poi. Addirittura full power, vabbè. Chi c'è in mezzo? No. Maledetto! Sei un cane! Guardate un po' chi è arrivata la palla. Sapete che c'è? Allora ce lo teniamo anche noi. E palla Rivaul in mezzo. Bravo Galvan, guarda il loghetto dell'Adidas come va. Vai Galvan. Uno dei baulati più forti di sempre. Ecco, alta dai. Oh. 21.278 di tiro non breccato. Non è male, eh. Latenti attive attualmente 3. Anche quella di Diaz, quindi doppia di Roberto e quella di Diaz. Vediamo un po', allora 134 di moltiplicatore S10 però. Se andiamo a rivedere, non era malvagissima, ma io avrei fatto qualche cosa di più, perché basare un giocatore su una singola tecnica dove richiesta per forza palla alta, no. Avrei preferito, non so, un killer di qualche cosa, un legame così, vabbè, comunque l'abilità di squadra ottima, perché poi è super solidarietà per i verdi sudamericani, quindi tanta roba. Vediamo. Segnerà? Ma se no mi si... Aspetta, che dica il coppaleno. E siamo al secondo gol su cross su 3. Non male. Prestatori vanno sulla fascia sotto le direttive del dottor Zubenstein. Tirano poi al volo. Palla bassa, alta. Chi più ne ha più ne metta. Bravo, vai così. Non si passa. Si è rotto Santana. Ancora Pascal. Adesso vorrei far giocare qualcun altro. Allora, fa qua tutte le parti Mizuki, c'ha ragione, perché pure questo Mizuki Dream Festival ormai è parecchio datato. Allora, noi facciamo sempre il duo argentino. Però chi diamo palla adesso? Vediamo un po'. Ma io direi proviamo... Io provo a crossare su una Turesa. E comunque avevo il samurai, ha dato tutte le tecniche a... Eccolo! Ah, c'è quasi, dai! Prendila al volo, dai! No. Vabbè. 22.000 sempre tutte e tre attive, no? Sì, perfetto. E allora guarda, tira. A 65, poca roba, vabbè. Ma tira comunque. Brasil! Oh Brasil! Mamma mia, attenzione. Dai, blocca, non credo, sono fatto di tutto sta partita, Davis. Cioè, i valori a 2 sta a fare panico, paura. Vabbè.
Vedi questa è parata grintosa, eh? C'è una di stamina però, eh? Con queste condizioni di squadra una bara. 4-0, stanno segnando tutti. Sicuramente una formazione molto molto offensiva. Ecco, infatti la cosa mi preoccupa tanto in una sudamericana, forse così, senza i samurai, senza che offensiva sì, ok, ma vabbè, tu vabbè, farai il dribbling, fai il dribbling, vai, dai. Fai il dribbling, bravo. Che praticamente dal punto di vista difensivo c'è un po' di buchi perché questi giocatori sono vecchi. Magari se iniziassero a svecchiarli, intanto abbiamo iniziato a svecchiare qualcuno che poi porteremo in video anche loro, attenzione. Quelli che stanno arrivando su Zubenstein, quelli vanno che è una favola. Tu secondo me fai il dribbling e ti faccio il blocco a buffo. Vorrei farti passare. Bravissimo Vulcan, vai, 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 vai. Dove vai? Ecco qua casa grande. Volevo, ma che... Allora, 19.700 di blocco. Non mi ricordo se l'ho breccato. Vabbè. Non farmato. Scarso, scarso. Io direi fai un blocco normale. Un blocco pure Alberto. 19.800 Alberto, quantomeno. In termini di blocco, anche più di Casagrande. Passa, dai. Fatelo passare. No. Niente, finisce qui perché Alberto con il blocco bianco gli blocca l'1-2. Dai. Avrei voluto far vedere Salinas, ma se riesce a far tirare il computer, ok, vabbè. Comunque, niente, ragazzi. Allora, detto questo appuntamento è stato lungo, però è stato bello perché comunque vedere quei vecchi giocatori con quei valori che potrebbero essere addirittura ancora più alti in virtù del fatto che si poteva scambiare Santana. Però io ho un debole per Dream Festival. Quello club mi avrebbe dato una percentuale aumentata per i giocatori sudamericani, ma io ho un debole per Santana Dream Festival perché lo trovai. Fu un'emozione bellissima, grandissima. Quindi no, voglio continuare a far giocare lui e si è cavata pure bene come assist man. Bravo, bravo, bravo. Poi, detto questo, sta per arrivare un nuovissimo appuntamento del dottor Zubenstein, dove la K-Lab pare che ci abbia aiutato perché ci mette a disposizione finalmente gli svedesi che stanno per arrivare, le loro evoluzioni latenti, quindi era ora. Ci abbiamo parcheggiati lì da non si sa quanto, specialmente per l'europea full red. Vabbè, e ancora sto aspettando Levin, però tra parentesi, sempre per l'europea full red del Dream Festival, non so se vuoi ricordare, vabbè. Detto questo, comunque, vabbè, no, perché poi pare che uno fa pipì dal ginocchio che l'hab, vabbè. Allora, Dream Festival latente ogni 70 anni, vabbè, sì, uno al mese, dici, non mi pare, però vabbè. Allora, detto questo, comunque, come sempre siete sempre cordialmente invitati a lasciare nei commenti suggerimenti, dubbi, domande, perplessità, crisi esistenziali, quello che volete voi. Ci avete problemi, cara ragazza? Scriveteli qua sotto, magari qualcuno trova una soluzione. Detto questo, vabbè, come sempre vi invito ad iscrivervi al canale, invito rinnovato poi da quei due qua sotto che stanno sempre là belli in agguato che vi dicono iscriviti, iscriviti. Vabbè, poi come sempre seguiteci su Instagram, omonimo profilo dei ragazzi del secondo piano, sulla pagina Facebook invito a lasciare like i ragazzi del secondo piano perché i video escono sempre prima lì, nel senso YouTube sì, de base, ma se ne attivate la campanella ne vedete. Poi vanno direttamente sulla pagina Facebook, proprio instant, c'è questa transizione da YouTube, link su pagina Facebook, i ragazzi del secondo piano, andate, mettete like, seguiteci lì. Niente, detto questo, da Stefano Big Level Up, dal dottor Zubenstein, fate voi, quello che piace di più, è proprio tutto anche per oggi, ciao.